Bonus giovani per l'acquisto della casa che ovviamente dà alcuni aiuti economici per acquistare la prima casa, quindi non oltre. Quindi il primo acquisto della tua prima casa, c'è questo intervento ideato dal governo giallo Movimento 5 Stelle PD sostanzialmente con alla presidenza del governo Conte 2 sostanzialmente, aveva ideato questo bonus da erogare ai giovani che volevano acquistare la loro prima casa. Quindi se ne volete approfittare adesso vi andrò a spiegare un po' come funziona, però l'ultimatum è il 30 giugno 2022, momento in cui dovete appunto mettere la firma sul contratto d'acquisto, ecco. Come vi ho detto, il bonus è ideato per i giovani. Quali sono i giovani secondo la Repubblica Italiana, ovviamente non secondo la Repubblica Italiana, ma secondo il governo, si è giovani se si è under 36. Ora, su questa definizione io ho non pochi dubbi. Io definire giovane con tutto il bene che voglio ai ragazzi che hanno 36 o 35 anni, Ma con il cuore sempre giovane. però già arrivando ai 31-32 anni, non so voi, io adesso ne ho 27, però ecco, arrivati ai 32-33 anni non mi reputerei più giovane, ma un adulto che ha vissuto la propria esperienza di formazione e anche ha ormai accumulato una certa quantità di anni, si spera, di lavoro, no? Quindi ha accumulato un po' di risparmi, ha fatto degli acquisti, eccetera, eccetera. Però va bene, non mi dilungo su questa roba, c'è anche una bella definizione di Marco Paolini riguardo a cosa sia giovane e cosa non sia giovane. Dichiaratevi adulti, prendetevi delle responsabilità. Però vabbè, lasciamo da parte questo discorso. E questo bonus quindi è incentrato su ragazzi e ragazze che hanno meno di 36 anni e che ovviamente devono avere meno di 36 anni al momento della stipula del contratto di acquisto della prima casa. Come vi ho detto, è prima casa, quindi se voi avete già intestata una casa, non vale questo bonus. Inoltre, se volete accedere a questo bonus, dovete avere anche un ISEE inferiore ai 40.000 euro. Quindi queste sono un po' le condizioni per poter accedere a questo bonus. Cosa dà questo bonus? Beh, in realtà dipende un po' dal tipo di acquisto che fate della casa, perché se non lo sapete ve lo spiego. Diciamo che ci sono due procedure per acquistare una casa. Una è tra privati, quindi io che ho una casa vendo a te, altro privato, un immobile, e quindi segue un determinato iter, non solo amministrativo ma anche fiscale. Mentre se io ad esempio mi affido ad un costruttore che mi costruisce la casa e poi me la vende, ok? In quel caso c'è un altro iter sia amministrativo che fiscale, quindi dipende da queste due situazioni. Se parliamo di compravendita tra privati, ovviamente tra privati non si paga l'IVA, non si paga l'IVA per quanto riguarda l'acquisto di immobili. E quindi per pagare le tasse sostanzialmente al momento dell'acquisto della casa sono tutti i costi di imposte di registro, di catasto e l'imposta ipotecaria. E tutte queste somme vanno dai 1.000 a poche migliaia di euro. Ad esempio, l'imposta di registro ha un importo minimo di 1.000 euro e poi ha una percentuale che, se non sbaglio, è il 4%. E poi tutte le altre imposte sono imposte fisse che vanno dai 50 ai 200 euro. E quindi, se voi accedete a questo bonus giovani, voi avete il diritto di non pagare queste imposte. Quindi, stiamo parlando di un risparmio di poche migliaia di euro, che se paragonato ad un acquisto di un immobile, che parliamo magari di 100, 200, 300 mila euro, capite bene che, diciamo, bonus sì, ma un po' risicato. Mentre un po' più interessante diventa il fatto se dovete acquistare un immobile direttamente da un'azienda di costruzione, ad esempio, che vi applicherà l'IVA su quell'immobile. IVA sull'immobile della prima casa che praticamente arriva al 4%, ok? L'IVA sulla prima casa è imputabile al 4%. E se la casa è a Parco della Vittoria, lì non credo che avete un ISEE di 40.000 euro se volete acquistarvi Parco della Vittoria. Quindi, se volete acquistarvi Parco della Vittoria, il bonus giovani non fa per voi, ecco, non vi aiuterà a comprare la vostra casa. Quindi,
Comunque, mentre se comprate attraverso una, ad esempio una, un'azienda di costruzione, lì dovete pagare un IVA del 4% in teoria. In realtà l'IVA sugli immobili è al 10%, ma c'è già una defiscalizzazione per quanto riguarda le prime case che va dal 10 al 4%. Inoltre, se potete accedere a questo bonus prima casa, under 36, quindi per giovani, accederete anche all'esenzione IVA, quindi non pagate il 4% di IVA. Quindi se l'immobile, per fare i conti semplici, costa 100.000 euro, riuscirete a risparmiare 4.000 euro, inclusi poi il risparmio delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, si potrebbe arrivare a intorno ai 5-6.000 euro risparmiati. Su 100.000 euro sono sempre soldi risparmiati, però insomma non vi svoltano sicuramente la vita quando dovete andare a pagare oppure dovete andare a chiedere il mutuo. A proposito di mutuo, c'è all'interno di questa legge sul bonus casa per i giovani, ci sono anche degli aiuti se doveste chiedere un mutuo per acquistare la vostra prima casa. Ad esempio c'è l'imposta sostitutiva azzerata per l'importo del mutuo che andate a chiedere in banca, che è pari allo 0,25%. Quindi in questo caso non lo dovete pagare. Ci sono anche dei tassi calmierati per quanto riguarda il mutuo, quindi c'è un tetto massimo ai tassi di interesse sul mutuo pari all'1,8% per il tasso fisso, mentre al 2,2% se scegliete un mutuo a tasso variabile. Ovviamente questi tetti non ci sono se voi non accedete a questo bonus giovani e quindi accendete anche un mutuo. Inoltre c'è anche una garanzia statale sul mutuo pari all'80% ovviamente dell'importo che andrete a chiedere alla vostra banca. Ovviamente se ad esempio avete 100.000, la casa costa 100.000 euro, non è detto che voi dovete accendere per forza un mutuo da 100.000 euro. Magari tramite i vostri risparmi avete, che ne so, 20.000 euro che volete spendere subito come anticipo, e quindi ovviamente tutte queste cifre si applicano agli altri 80.000 euro di mutuo che dovrete accendere, insomma. Quindi questo dalla parte del mutuo. Una cosa che mi sono dimenticato di specificare, ecco, l'IVA in realtà la pagate, ecco, mi ho sbagliato questa cosa. In realtà l'IVA la pagate, quel 4% se andate ad acquistare l'immobile presso un'azienda di costruzione. L'IVA la pagate pari al 4%, però il vantaggio qual è? Perché vi dicevo non la pagate? Perché quel 4%, che ad esempio su un immobile di 100.000 euro è pari a 4.000 euro, si tramuta in un credito d'imposta, ok? Cosa significa? Che se l'anno prossimo voi lavorate, pagate l'IRPEF e avete 20.000 euro da pagare di IRPEF, di tassa sul lavoro, no? Il fisco sul lavoro vi impone di pagare 20.000 euro. Se voi però avete comprato questa casa con il bonus giovani, da 20.000 euro diventa 16.000 euro che dovete pagare, ok? Quindi tutta l'IVA che avete pagato sull'immobile, poi ve la ritroverete come credito d'imposta per pagare le tasse IRPEF oppure per pagare i contributi previdenziali, le imposte di successione, eccetera eccetera. Quindi sostanzialmente voi acquisirete sostanzialmente un tesoretto da poter spendere per pagare eventuali tributi allo Stato. Ecco, per questo vi avevo detto che non la pagate. In realtà la pagate al momento dell'acquisto, ma poi ve la ritrovate poi in futuro come agevolazione fiscale. Ora ci sono alcune particolarità. In realtà, ad esempio, vi ho detto che under 36, e se ad esempio io voglio acquistare il mio immobile insieme alla mia ragazza, ma io ho 36 anni e lei ce n'ha 30, cosa succede? Succede che il bonus vale, ma per metà dell'importo dell'immobile acquistato. Quindi, ad esempio, se la casa costa 100.000 euro, tutti i vantaggi fiscali che vi ho detto si applicano solo a 50.000 euro dell'acquisto dell'immobile, praticamente. Questa è un'altra particolarità. Detto ciò, come valutare in soldoni questa misura? È uno dei tanti bonus, poi ne parleremo anche di altri. Ad esempio sta diventando molto famoso quello sulle spa, no? Sulle terme, ma vabbè, è un altro bonus. Come vi ho detto, se paragonato all'importo di spesa
non è tantissimo, eh? A meno che non pensiate di acquistare attraverso IVA, no? Quindi a meno che non acquistate e quindi dovete pagare l'IVA, però anche lì si tratta di cifre comunque abbastanza relative, mettiamola così. E inoltre ci sono un po' di problemi. Innanzitutto perché il bonus, se paragonato a un acquisto normale, non è poi così tanta roba. Ovviamente c'è un vantaggio, ma non è enorme. Perché prima della riforma di questa legge, in realtà l'acquisto della prima casa era già abbondantemente agevolato. Come vi ho detto, l'acquisto della prima casa, l'IVA sull'acquisto della prima casa avviene attraverso il 4% di IVA, però se voi andate ad acquistare la seconda casa, l'IVA sarà il 10%, ok? Quindi non si arriva da dover pagare il 10% a pagare lo 0%, ma si arriva da dover pagare il 4% allo 0%. Comunque, come vi ho detto, con il credito d'imposta, quindi in realtà la pagate, però poi vi trovate avanti dei soldi in più, ecco, mettiamola così. Quindi già l'acquisto della prima casa è già abbastanza agevolato per quanto riguarda l'imposizione fiscale. In realtà c'è un altro problema che ho riscontrato anche parlando con altre persone un po' più grandi di me, ma che comunque sarebbero potute rientrare all'interno del bonus, cioè che molto spesso succede in Italia che i giovani hanno già una casa intestata. Magari per qualcuno è poco intuitivo, ma in realtà può succedere molto spesso che dei giovani che magari potrebbero anche avere un lavoro normalissimo o aver appena iniziato a lavorare o addirittura essere già studenti, avere già una casa intestata. Questo non perché abbiano già comprato una casa con i loro soldi, ma perché spesso accade nelle famiglie italiane di dover... Succede che i genitori, se hanno più case di proprietà, per anche qui diminuire il carico fiscale sulle proprietà, intestano una delle loro case ai figli, in modo tale che la prima casa entri anche l'agevolazione fiscale della prima casa appartenente al primo figlio. Quindi se siete una famiglia da tre e avete due case, se le due case sono già intestate a magari a uno al padre o alla madre, si pagano più tasse rispetto che ad esempio intestare una casa al figlio e quindi renderla come prima casa. Questa roba qui, come vedete, un po' diminuisce ancora di più l'effetto del bonus, perché di nuovo io ho parlato con alcuni ragazzi, dicono sì, io ho 36 anni, sì, io ho l'ISE inferiore ai 40.000 euro, ma io la prima casa ce l'ho già, perché me l'ha data mio padre, ad esempio. C'è anche questa cosa qui, molto interessante riguardo questo bonus, che è un... descrive un po' anche, no, un po' l'economia italiana fatta di un po' raggiri di imposizione fiscale. Oppure anche di grandi ricchezze per quanto riguarda la proprietà immobiliare delle famiglie italiane, no? Cosa che magari in altri paesi non succede. Quindi questo è molto interessante, spero di avervi spiegato un po' come funziona questo bonus. Ovviamente se avete tutti i requisiti per accedervi è utile, funziona, vi fa risparmiare dei soldi, però ci sono anche questi un po'... queste cose su cui riflettere. E quindi c'è questo di cui vi volevo raccontare, che insomma era molto interessante. Magari alcuni che stanno pensando di acquistare casa, la loro prima casa, potrebbe essere un aiuto in questo senso, ecco.